Ok, buonasera a tutti e scusate l'ora tarda. Io sono un accademico, sono un docente dell'Università di Genova e io mi occupo da ormai 15 anni di cyber security dal punto di vista tecnico e mi occupo di cyber security proprio degli smartphone tanto citati finora. Abbiamo visto dal livello psicologico in avanti che problemi hanno, io mi occupo dei loro problemi di sicurezza. Ok? Quindi quello che vorrei fare oggi, scusate se vi passo davanti, è una disquisizione sulla parte, sull'approccio degli utenti e soprattutto dei più giovani. C'è uno studio che dice che i più giovani sono i più scapestrati dal punto di vista della cyber security quando accedono a internet. Cioè non sono gli anziani, no? Che sono quelli che non ci arrivano e magari fanno fesserie. Fanno più fesserie i giovani perché ci vanno più a cuor leggero. Se noi vogliamo vedere la questione da un punto di vista di sicurezza informatica, chi va sul web e chiude uno smartphone? Uno che è mosso da un sentimento, ha bisogno di qualcosa, conversare, trovare qualcosa, comprare Nike, questo è il punto. E se da una parte ci sono questi utenti così sentimentali, dall'altra è anche vero che ci sono degli attaccanti che provano a sfruttare questo sentimentalismo, ma questi sono attaccanti molto razionali e ben determinati. Quindi noi possiamo, chi si occupa di sicurezza informatica, sviluppare tutti i sistemi possibili e sicuri del mondo, ma visto che alla fine la scelta è sempre nella testa dell'utente sentimentale, è l'utente sentimentale che deve diventare razionale per evitare, per far sì che tutto quello che sviluppiamo noi abbia senso. E quindi mi permetto una citazione, un po' da vecchio di Downton Abbey, che è il grosso problema di chi si approccia poi al web, allo smartphone, guidato dal sentimento di cercare qualcosa, qualcuno, quello che volete, ok? Quindi l'obiettivo in realtà è che l'utente, l'unico modo che ha per difendersi è usare la ragione quando questi cattivi lo sfidano. Ma visto che io sono tutto sommato un ricercatore, voglio provare a vedere se questo è un problema vero o no. Quindi io molto brevemente vi chiedo, tutti voi riceverete una mail di spam di questo tipo. Una mail di spam punta al sentimento, o abbiamo vinto dei milioni di euro, oppure ci stanno portando in galera, quindi va a fare leva sul sentimento dell'utente. Poi l'utente può usare una parte razionale, ad esempio, in questo caso può vedere che ci sono, è un po' scritta male, le mail di spam sono scritte male apposta, perché l'obiettivo è trovare i polli che ci cascano, quindi non è un caso, quindi ci vuole una ortografia, visto che in mezzo a docenti più preparati di me lo notano subito, ci chiediamo quanti ci cascano nel mondo e quanti no. Allora, le statistiche, la ricerca dice che sostanzialmente ci casca il 4%. Quindi, la ragione vince il 96% dei casi e il sentimento sul 4%. Le mail di spam sono circa, quando ne parte una, raggiunge 10 milioni di utenti, quel 4% sentimentale comunque non è un discreto numero, quando dovete capire. Proviamo in un'altra. Questo è tipico di noi quando andiamo all'estero, degli studenti. Vado una grande città e trovo una wifi pubblica. Mi ci collego, il principio dice, parliamo di una grande città, Londra, mi arriva un contratto da leggere, sicuramente tutti lo leggono, e poi lo accettano. E in effetti tutti lo leggono bene. Questa è una storia vera. Hanno fatto questa burla, questa è l'informazione, dove sostanzialmente se vuoi usare la rete internet pubblica che abbiamo condiviso, ci devi cedere il primo figlio. Questo è un esempio, insomma, diciamo, dove la ragione ha vinto al 0% e il sentimento al 100%, quindi un problema c'è, è facile fregarci se puntiamo sul sentimento, no? Allora, vi chiedo di fare una cosa. Un'altra cosa difficile è capire, e qui arriva il punto della mia discussione, supponiamo che siamo troppo sentimentali e ci attaccano, quanti di voi pensano di essere in grado di sostanzialmente accorgersene? Se parte questo video, riesco a far partire, vi chiedo di fare un giochino. Tutti voi aprite le vostre applicazioni e qual è la prima cosa che vi chiedono le applicazioni quando vi ci loggate? Vi chiedono login e password, no? E io penso che tutti voi quando vedete le vostre applicazioni siete assolutamente sicuri che quella è l'applicazione che volete, PayPal, la vostra banca, la riconoscete perché vi avete il password. Qui ci sono due casi, una è un'applicazione vera e l'altra è un malware che ruba le credenziali. Chiedo a voi in questi due casi se siete in grado di distinguere qual è l'app vera da quella app finta. Guardate, queste sono cose che vedete, Reddit, ma potrebbe essere la vostra applicazione di PayPal o della vostra banca. Ok?
Quindi qua rifacciamo lo stesso giochino, vi chiedo di essere molto attenti, perché se voi siete degli utenti smart, i più giovani e meno giovani, sicuramente ve ne accorgerete. Ok? Allora, chi di voi pensa che sia la prima o la seconda? Non lo sapete, vero? È esattamente quello il problema. Non potete. Non potete. Quindi adesso vi faccio vedere, mentre va avanti la dimostrazione, io quello che vi faccio vedere è che non potete farci niente, perché quei due casi che vi ho fatto vedere, uno è un malware, l'altro no, e vi ha appena rubato le credenziali, ma non lo sapete. Allora, qui sembra che mi sia un po' morsicato la coda da solo, perché sto dicendo, se non ci posso fare niente, non posso distinguere, quando sono sotto attacco, che cosa posso fare? Beh, io ho il dovere di non arrivarci. Ho il dovere di non arrivarci. Il problema è questo. Prima di arrivare a questo, io potevo fare tanto. Perché se c'è la mia applicazione della banca, quella del malware che assomiglia a quella della mia banca, ce l'ho messa io. Perché voi come utenti l'unica cosa che fate è installare applicazioni e disinstallarle, giusto? E la domanda è, perché l'avete installato questo finto Reddit? E chiedo a tutti di fare un giochino velocissimo, perché non voglio rubarvi troppo tempo. Aprite il vostro smartphone e guardate le applicazioni che avete installato e rispondetevi, rispondete a voi stessi, non a me, quante delle applicazioni che avete installato usate davvero, quante non usate più da anni e perché ci sono finite sopra e quando le avete installate. Ve lo ricordate di quelle che non usate? Ecco, il problema è questo. Perché ce ne sono così tante? Gli studi dicono che ne usate, se va bene, 4-5 al giorno, ne avete normalmente sullo smartphone ce ne sono 50 in media. Beh, il motivo è molto semplice, perché ogni volta che navigate su un sito vi pompano, no? Dicendo, scarica anche l'app, è gratis, scarica l'app, e voi scaricate l'app, evidentemente, no? Il problema è che viviamo una situazione in cui soprattutto i giovani hanno una sovrabbondanza di queste app sotto forma di inutilità pret-à-porter, diciamo, e tante pubblicità che, insomma, compra Fillmore, citazione di un po' di film degli anni 80 che va sempre bene, ok? Quindi il sentimento dice, è gratis, lo scarico, poi vedo che tutte le app stanno lì. Questo ci dice la storia recente. Il razionale dovrebbe essere, non mi serve, non lo scarico, se mi servirà lo scaricherò, non lo fa quasi nessuno, ok? Quindi la domanda è, mettiamo che provi a mi accorgere che quell'applicazione veramente mi serve. Come la trovo? No? Magari, come faccio a sapere qual è l'app giusta? Cosa fa la gente? La gente tipicamente cerca su Google, vuole c'è il Genoano, c'è il Sampdoriano, vuole questa app sul football, io sono interista, c'è le mie disgrazie, però cerca su Google, nome dell'applicazione, download. Questo è quello che fa vedere Google. Ce ne sono due, entrambe funzionano sul vostro smartphone. Sapete qual è quello con il regalo in più e non quella originale? La prima. La seconda è quella vera. E quindi quella, non so cosa ci sia in quella di sopra, ma potrebbe esserci quello che vi ruba le credenziali. Ora, giusto per andare avanti, il sentimento qua dice prendo il primo, e le persone quando cercano su Google ma nessuno va più alla seconda pagina, e ovviamente il sentimento implicherebbe di farsi un paio di domande. Ok? Chiudo con un paio di riflessioni, sperando di non aver portato via troppo tempo, a favore della ragione. Il primo diktat che sentono i giovani, e anche i meno giovani, della generazione, sentiva una grande frase che era Google è tuo amico. Google is your friend, ok? Se mi permettete per l'ora una bellinata cosmica, perché Google non è vostro amico. Google riceve delle persone, delle aziende che lo pagano, quindi quando fate una ricerca, prima di far vedere quelle sponsorizzate, che non sono le migliori, sono quelle che lo pagano. Ok? Ogni tanto c'è scritto, ma non è proprio scritto grosso se vogliamo spaccare il capello. Noi stiamo cercando di ragionare con quello che noi chiamiamo utonto, con tutto il bene che ci può essere, che poi l'utente è un po', diciamo, guidato troppo dal sentimento, e quindi, e poi in quel caso che vi fatto vedere non era sponsorizzato, ma era spinto da motivi diversi su cui non vi annoio. Il problema grosso è che in rete la Vox Populi non è l'Oxley. Se voi pensate come funzionano gli i social, io sono amico di una persona, mi chiede l'amicizia un altro, guardo che post segue se la pensa come me, e allora diventa una rete di amici che la pensano tutti uguali. Quindi il terrapiattista continuerà a pensare ancora di più che la terra è piatta. Se questi invece che essere divertenti terrapiattisti
sono degli attaccanti, mi mungono come una mucca, vedete sopra. Questo è il problema, ok? L'altro problema è che nulla è gratis, e questo è l'ultimo spunto di riflessione che vi volevo condividere, ok? Internet non è un onlus, che c'è gente che sviluppa, perde tempo a sviluppare applicazioni perché si diverte. Ci deve sempre guadagnare qualcosa. Ad esempio, se andate su Facebook e arrivano tutte quelle meravigliose applicazioni che vi dicono se siete la reincarnazione di Maria Antonietta o quale ortaggio sei, oppure come sarai, quelle sono chiaramente delle app in cui qualcuno ci ha perso del tempo, no? A che scopo? Lo scopo è che per far funzionare quelle app, quello che vi chiedono è di accedere ai vostri dati personali su Facebook. Quindi il guadagno che hanno questi sviluppatori è fare dei soldi, Zuckerberg per il primo, sui dati che raccolgono e sul che voi condividete, giustamente perché vi interessa sapere se siete un peperone rosso o un peperone giallo, giusto? Ok? Questo è poi il grande problema che c'è sui link. Un'altra cosa, vi chiudo, e con un'ultima citazione canora, che evitare risposte facili e dilemmi inutili, per citare occidentali scarma, il problema è che la gente che si approccia al web oggi vuole una risposta veloce, non una risposta giusta, e perde tempo in dilemmi inutili, tipo poi giocare mezz'ora in bagno sul giochino che mi dice che è zucchina sola. Il tempo c'è per metterci due minuti di più e magari evitare, cioè usare più la ragione rispetto al sentimento, no? Ecco, questo è il punto. Tutto quello che vi ho detto è un principio, visto che sono in mezzo a insegnanti, di learning. Queste cose che vi ho detto, che sembreranno stupide, hanno contribuito almeno a sollevarvi quello che è, ne ho sentito parlare oggi, l'awareness, la consapevolezza che già ci possono essere questi problemi. Magari alcuni di voi prima non se lo potevano permettere. Questo è lo scopo poi della formazione digitale. Guardate che c'è l'orco, anche se non l'avete visto finora. E magari quando vai al buio, guardate le spalle. Ok? Quindi qui chiudo il mio intervento, sperando di essere stato nei tempi, con un'ultima citazione. Va bene, grazie di tutto e grazie di esserci ancora. Grazie mille, anche per la sterzata, metabolismo di questo evento.